Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Fa seguito una selezione di frasi attraverso le quali le anime ci raccontano Gesù. Una bimba piccola di nome Vittoria dice ai genitori che al suo arrivo in paradiso Gesù le ha parlato con grande tenerezza. Gesù parlò poi di sì col cuore. Gesù parlò poi di sì col cuore. E adesso vi sto dicendo che Gesù ce l'ho proprio davanti. E adesso io vi ho detto che era proprio davanti. E adesso io vi ho detto che era proprio davanti. Un bimbo di nome Alessandro dice alla madre che nel suo nuovo ambiente ha trovato Gesù che lo sta aiutando. L'amma aiuta, lo sai Gesù? Rispondendo alla domanda di cosa in quel momento stesse facendo, Gesù dice: ci inonda della sua immensa luce e ci benedice. Li dà più luce e ci bagna. Li dà più luce e ci bagna. Coinvolgente la gioia di Matteo, che sta volando verso l'Altissimo e che promette di continuare i contatti metafonici con il consenso di Gesù. Io voglio Altissimo e vi parleremo. Io vo Altissimo e vi parleremo. Matteo affida alla sua mamma un'importante missione: diffondere la parola di Gesù. Questo sarà il suo vero compito. La missione oggi Dolly: parla di Gesù. La missione oggi Dolly: parla di Gesù. Arriva la conoscenza di Gesù per un'anima che ora crede pienamente. E qui conosco ora Gesù. E qui conosco ora Gesù. Monica si rivolge a Danila confermando la presenza reale di Gesù. Oh, credi Dani, Gesù. Oh, credi Dani, Gesù. Un monito e un invito a migliorare noi stessi, perché Gesù vede le nostre azioni e percepisce ogni pensiero. E su ti sente Gesù. E su ti sente Gesù. Samuele ci dice che Gesù fa capire gli errori commessi, quindi le anime spiano con convinzione per raggiungere il sommo bene. C'è Gesù che converte là. C'è Gesù che converte là. C'è Gesù che converte là. Un'anima fa presente che Gesù in paradiso mostra ai suoi figli amore. Motti mostra lì Gesù l'amore. Motti mostra lì Gesù l'amore. Gesù e Sant'Erasmo scendono a prendere l'anima di Emiliano morto per incidente stradale.
E Gesù ed Erasmo viene, giuro. E Gesù ed Erasmo viene, giuro. Sant'Erasmo chiede aiuto a Gesù per combattere i demoni che tengono prigioniera l'anima di un'anziana donna che non è entrata nell'aldilà al momento del trapasso. Essendo la donna ostaggio di demoni molto potenti, Sant'Erasmo ci informa che richiede l'intervento di Gesù. Erasmo ora più ostacolo ha, invita Gesù. Erasmo ora più ostacolo ha, invita Gesù. Si chiede a Sant'Erasmo se Silvia ha visto Gesù. Sant'Erasmo risponde che lo sta vedendo e con il suo vero corpo. E Gesù vede, col corpo vero vide. E Gesù vede, col corpo vero vide. La guida Dennis chiama Gesù per far benedire un'anima da poco entrata nell'aldilà. Ti facevo venire Gesù. Ti facevo venire Gesù. Giovanna entusiasticamente ci rivela che è in compagnia di Gesù. Occiola Gesù. Occiola Gesù. La guida Clelia esorta ad amare Gesù. Ama Gesù. Ama Gesù. Maria interviene dicendo che nel corso della vita terrena bisogna considerare Gesù come l'unico vero amore. Gesù fosse lui l'amante. Gesù fosse lui l'amante. Un'anima dolcemente afferma che con Gesù vive e gode l'eternità. Con Gesù la sua vita è. Con Gesù la sua vita è. Carlo dice che al suo arrivo ha incontrato anime in perfetta letizia che godevano della visione di Gesù. E vidi di Gesù beati. E vidi di Gesù beati. Un'anima racconta di vedere la crocifissione e la morte di Gesù. Gesù, Gesù morto. Gesù, Gesù morto. Barbara vuole che Danila spieghi al marito di aprirsi a Gesù che vive accanto agli uomini. La Pasqua è lì, oh, spiega, La Pasqua è lì, La Pasqua è lì, oh, spiega, La Pasqua è lì, La guida Clelia conforta, durante il contatto metafonico, una signora che si lamentava delle sue sofferenze, ricordandole i patimenti di Gesù sulla croce. Te l'ho detto Gesù è in croce? Te l'ho detto Gesù è in croce? Gesù, come nel Vangelo, Matteo 16, fa capire a ciascuno di noi di accettare la sofferenza e seguirlo. Gesù, che bello, fa capire che devo portarmela.
Gesù che bello fa capire che devo portarmela. Gesù che bello fa capire che devo portarmela. Giulia contempla lo splendore della risurrezione e vede l'Immacolata, Imma, baciare il figlio Gesù. Gesù poi resuscita e Imma lo bacia. 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 Un'entità ci comunica che Dio esiste veramente. Qua Dio esiste. Qua Dio esiste. Amalia dice che tramite il contatto metafonico vengono trasmessi gli insegnamenti evangelici. E Dio fa là portare Sacra. E Dio fa là portare Sacra. Un'anima comunica a parenti di essere scesa per volontà e con il permesso di Dio. È Dio che mi ha fatto scendere qui oggi. È Dio che mi ha fatto scendere qui oggi. Clara afferma che improvvisamente si è trovata immersa nello splendore di Dio. E Dio mi ritrovo su. E Dio mi ritrovo su. Piero chiede preghiere in suo suffragio, esortando i familiari a frequentare la messa. E da Dio sai là andate. E da Dio sai là andate. Amalia ci invita a sottometterci alla volontà di Dio e ad amare il prossimo con spirito di sacrificio e dedizione. Servi Dio. Servi Dio. Ugo esorta gli uomini che vivono ancora sulla terra a rivolgere pensieri costanti a Dio per non dover poi soffrire per raggiungerlo. Osa pensare a Dio. Osa pensare a Dio. Un'anima dice che accetta la sofferenza dell'espiazione nella consapevolezza della futura visione di Dio. Se un po' penavo c'è Dio. Se un po' penavo c'è Dio. Un coro di anime dice che a Dio piace il luogo di culto, cioè la chiesa, dove si prega e si celebra la Santa Messa. Piace il Tempio a Dio e suo, sai. Piace il Tempio a Dio e suo, sai. Un'anima conclude dicendo che la frequentazione della Santa Messa determina un arricchimento spirituale che verrà valutato positivamente quando ci presenteremo al cospetto di Dio. Vale la Messa, eh? Vale la Messa, eh? Vale la Messa, eh? Vale la Messa, eh?